Ciao, buongiorno a tutti. Quest'oggi recensione dopo un po' di uso di queste cuffiette della Jaybird, precisamente le Vista. Sono delle cuffiette true wireless, quindi sono quelle senza cavo che vanno direttamente nel nostro padiglione auricolare, quindi agganciate al nostro orecchio senza avere il cavo che le collega tra di loro. Si chiamano infatti le true wireless. Vediamo subito cosa c'è nella confezione. Nella confezione abbiamo la power bank, che praticamente è la custodia dove riponiamo le nostre cuffiette. Ha un attacco magnetico con i due pin di ricarica delle cuffie, quindi inserendo i nostri auricolari all'interno della custodia abbiamo la possibilità di ricaricarli. Abbiamo quattro gommini in-ear. In dotazione vengono dati quelli medi, quindi compresi di pinnette, quindi è tutto l'involucro. Due piccoli, due medi, come detto, all'interno già nella cuffietta, e due più grandi. Dovete provarli più o meno ora tutti, a meno che non trovate, avete la fortuna di inserire quelli già medi nelle vostre orecchie, ma sappiate che non devono essere per forza uguali, perché non tutti abbiamo perfettamente lo stesso padiglione auricolare sia nell'orecchio destro che sinistro, quindi è abbastanza probabile che dobbiamo usare un medio nel padiglione magari destro e un piccolo nel padiglione sinistro. Questo dipende appunto dalla conformazione del nostro orecchio. Per la ricarica della custodia abbiamo, che viene dato in dotazione, un cavetto USB Type-C, quindi quello che non ha nessun problema di reversibilità, quindi da un lato o dall'altro non c'è nessun problema, e gli ultimi smartphone sono tutti dotati di connettore Type-C, quindi diciamo compatibile con praticamente tutti gli ultimi smartphone, anche quelli di un anno a questa parte. Non viene dato però nessun caricabatterie, quindi dovete usare per forza quello dello smartphone. La power bank, come dicevo, all'interno c'è una batteria che ho provato da totalmente scarica. Io l'ho ricaricata in circa 2 ore 30, 2 ore 40. Questo dipende molto dal caricabatterie che usate appunto per ricaricare la batteria interna del case della custodia. Mentre le due cuffiette, i due auricolari, si ricaricano in circa, da completamente scariche, anche loro in circa un'oretta e mezzo, per avere 6 ore di musica. Ora, le 6 ore di musica sono diciamo veritiere, sì e no. Perché? Perché a me piace ascoltare la musica ad un volume molto alto. Sbagliato, lo so, ma mi piace così. Quindi, aumentando il volume, si diminuisce la durata della batteria, perché comunque deve muovere maggiormente il driver da 6 mm all'interno degli auricolari. Quindi, con un volume medio-basso, le 6 ore ci arrivano tranquillamente. Con un volume medio alto e alto arriviamo sulle 5 ore e un quarto, come ho fatto io. Ora, non in una sessione continuativa, ma in 3 o 4 volte, sempre a volume piuttosto alto, sono riuscito ad arrivare a quel tempo. La cosa interessante è che l'ho riposta nella sua custodia per circa 15 minuti, e in 15 minuti sono riuscito a farle funzionare altre 2 ore. Quindi quello che dice l'azienda è veritiero, nel senso che dopo 5, 10, 15 minuti si ha una ricarica di un'ora, un'ora e mezza, 2 ore, la ricarica totale di 6 ore. Quindi direi tutto a posto, non ci mancherà la musica quando ne abbiamo bisogno. Allora, come prima installazione bisogna aprire la scatoletta, impostare il nostro smartphone sul Bluetooth e tenere premuto questo tastino. Tenendolo premuto, lampeggerà il LED di notifica, non so se si vede. In questo modo le Jaybird sono disponibili all'accoppiamento col nostro smartphone. Ora, possono funzionare senza scaricare l'apposita applicazione Jaybird My Music, e quindi funzionano anche normalmente accoppiandole col Bluetooth. Una cosa però che ho notato, che alla prima accensione, al primo funzionamento, al primo uso, suonano piuttosto basse e hanno un suono
naturalmente piatto. Quindi ho optato per scaricare l'applicazione Jaybird, dove appunto vi sono dei preset, un'equalizzazione e la possibilità di cambiare l'assegnazione dei tasti, che sono precisamente qua. Quindi premendo questo tasto o premendo anche questo tasto si ha la possibilità di cambiare l'assegnazione e le funzioni delle cuffiette degli auricolari. Allora, come dicevo, l'applicazione Jaybird My Music, semplicissima, è suddivisa in quattro, come si può dire, menu. Il primo è le preimpostazioni, il secondo è ascolta, il terzo è il profilo e il quarto è le cuffie. Nella prima impostazione, dove appunto è la preimpostazione, troviamo l'equalizzatore. L'equalizzatore ce ne sono sia di personalizzabili, se ne sono sia di quei preset, quindi piatto, personal EQ, firma, aumentare i bassi, sono come si può dire chiamati e ascolto esteso dati da persone che usufruiscono di questo tipo di cuffie, di questo tipo di vista o dei prodotti Jaybird, visto che questa applicazione funziona per molti auricolari e molte cuffie della stessa azienda e sono fatte da persone, Timothy Olson, magari conosciute nel mondo dello sport, dell'allenamento, del fitness, dove inseriscono le proprie playlist motivazionali, perché la musica, come sappiamo, è molto importante per motivarci nell'allenamento. Quindi o possiamo usare i suoi o possiamo usare il nostro EQ personalizzato, quindi possiamo gestire le varie bande di frequenza a seconda nostro piacimento e poi salvarle. Il secondo menu è quello di ascolta. Ora, ascolta cosa vuol dire? Ascolta è le playlist fatte da questi, diciamo, campioni dello sport e campioni motivazionali appunto dello sport. Abbiamo la possibilità di scegliere vari brani, varie playlist di questi campioni, però solo dopo aver creato un profilo. Lo possiamo creare direttamente sul sito Jaybird oppure possiamo crearlo tramite Facebook, Google o Spotify. Quindi ascoltiamo le playlist degli altri, ne creiamo delle nostre e rendiamo disponibili, volendo, la nostra playlist a qualche altra persona che voglia ascoltarla. Quarta impostazione, direi la più importante in termini d'uso. Perché? Perché, come dicevo prima, quando io ho provato le cuffie suonavano ad un volume veramente basso e non riuscivo a capire, premendo i tasti, tenendo premuto il tasto destro o sinistro o premendo una volta, due, mi andava avanti la riproduzione, mi andava indietro, mi andava in pausa, ma non riuscivo a capire come aumentare il volume. Infatti qua, pulsanti, abbiamo questa applicazione riproduzione e pausa, possiamo scegliere se con la pressione singola passare invece a Google Assistant o in modo personalizzato. Cosa che ho trovato infatti è lo spegnimento: premi e tieni premuto, aumenta il volume auricolare destro, si diminuisce il volume con l'auricolare sinistro, e quindi ho trovato questa opzione, se no prima era impostata sullo spegnimento. Infatti io provavo a tenere appunto pigiato, premuto il pulsante destro o sinistro, ma mi entravano in spegnimento le cuffie. Da qui ho capito l'impostazione. Quindi si può scegliere anche per una doppia pressione, avanti del brano, l'assistente Google, personalizzato. Quindi diciamo che è molto importante. Abbiamo anche la possibilità di trovare gli auricolari, quindi possiamo, se li abbiamo persi, di avere una sorta di GPS per poter vedere dove l'abbiamo lasciati, impostare lo spegnimento automatico quando sono inattive e anche i messaggi vocali. Infatti dice che gli auricolari verranno riavviati dopo l'aggiornamento delle impostazioni, perché devono memorizzare l'impostazione. Messaggi vocali e segnali acustici, non abbiamo la possibilità di mettere la lingua in italiano, ma
c'è solo in inglese. Quindi i messaggi acustici vuol dire magari il livello della batteria, te lo dice quando si sta scaricando, invece che dirti il livello della batteria era al 30%, te lo dirà in inglese. Cosa interessante di questi auricolari che naturalmente, oltre che per la musica, funzionano anche per rispondere alle chiamate a mani ribelle, quindi si possono usare in mobilità, all'aperto, mentre facciamo jogging, mentre facciamo la corsa, allenamenti, basta premere il pulsante per accettare la chiamata e per buttarla giù, oppure possiamo anche usarle in auto. Usandole in auto io consiglio di usarne una alla volta, cosa che intanto si aumenta la durata delle batterie, perché funzionano singolarmente, una la lasci nella ricarica, l'altra la usi, quindi parli e usi con l'auricolare sinistro, altrimenti il contrario, parli e usi con l'auricolare destro. Seconda cosa, perché indossandoli tutte e due l'isolamento data dai gommini è abbastanza buono rispetto appunto verso il rumore esterno, quindi abbiamo leggermente, risulta la nostra voce, non riusciamo a sentirla molto bene, risulta un po' ovattata e quindi rischiamo di parlare un po' più forte di quello che dovremmo parlare, quindi se siamo in mezzo alla gente invece di parlare tranquillamente rischiamo di parlare un po' più forte e farci sentire durante le nostre dialoghi, nelle nostre chiamate, quindi consiglio di usarne uno. Lo stesso anche in auto, perché un orecchio libero, per chi non ha collegamento Bluetooth con la propria autoradio, queste sono perfette. Arriviamo circa, come dice l'azienda, 32 ore. Ora sinceramente non ho provato uno e l'altro a finire la batteria, ma l'ho provato per 2-3 ore, tempo di andare in macchina, e quindi diciamo che funziona molto bene, ma appunto ero partito con due, ma poi sono passato direttamente a una, che riesco a sentire meglio la mia voce. L'interlocutore, nonostante i microfoni siano questi, quindi non sono davanti alla bocca come le normali cuffiette col cavo, sente piuttosto bene, certo un pochettino in lontananza, ma niente di così esagerato, si riesce tranquillamente a capire bene e quindi non dobbiamo ripetere le cose 2-3 volte. La custodia, vedete, è molto piccola, molto pratica, quindi sta tranquillamente in tasca. Non ho riscontrato grossi problemi, non si stacca il Bluetooth, il collegamento arriva fino a 10-12 metri senza interruzioni, senza muri, diciamo, senza qualche cosa che possa fermare il trasferimento Bluetooth, ma di solito lo smartphone lo teniamo sempre vicino alle nostre cuffie. Quindi confermo bene o male tutto quello che ha riferito nei dati tecnici l'azienda, senza dover smentire qualcosa. L'audio, parliamo un attimo del sound molto velocemente. Come dicevo prima, mi piace ascoltare la musica piuttosto alta, mi piacciono i bassi belli secchi ed enfatizzati, non è proprio così, però è un sound soddisfacente che con una buona equalizzazione comunque riesce a restituire buone frequenze e appunto, come detto, l'isolamento esterno aiuta a godersi meglio questa sonorità. Il mio voto, diciamo che è un da 0 a 5 stelle, è un 4 stelle meritato, tutte le caratteristiche sono soddisfatte, quindi per me è ok. Ricordo che sotto al video in mostra altro metto il link per acquistare su Amazon queste Jaybird Vista True Wireless Sport Headphones e quindi non vi rimando alla mia prossima recensione, salutandovi a tutti. Ciao da Andrew Well.